Il Festival Palermo Classica da quest'anno ha un nuovo direttore, accolto anche con grande entusiasmo. Come lei ha assunto questo ruolo e come si trova in questa città? Well, I actually was introduced to this festival by... È stato nominato l'anno scorso, è stato invitato come conduttore per un concerto con la Valentina Lisica, e dopo questa performance è stato assunto come direttore artistico e capo dell'orchestra per questo anno anche, e si è fatto questa proposta di occuparsi del festival nei prossimi 5 anni e portare il festival ad un livello internazionale. E proprio questo è quello che sta cercando a fare. E le è piaciuto qua la gente, l'entusiasmo soprattutto della gente che ha collaborato e collabora ancora col festival, e si augura di poter continuare così nei prossimi anni. Essere direttore artistico anche di un festival che a Palermo è molto sentito è una responsabilità ulteriore, no? E lei, come ha poc'anzi detto, vuole esportare questo festival o diventare internazionale. Quali sono i prossimi passi già in cantiere? Well, I think first, cosa più importante è il livello dei musicisti, il livello tecnico, la loro preparazione, diciamo, curare la qualità della musica. Questo si fa certo attraverso l'orchestra, che è molto importante. Quest'anno si è arrivato a un livello molto alto perché i musicisti sono internazionali, diversi paesi, tanta esperienza, e già si vedono i risultati molto positivi rispetto agli anni scorsi. Comunque è molto importante anche l'appoggio delle istituzioni locali, degli amici del festival, per poter fare di questa manifestazione una manifestazione internazionale, per attrarre pubblico da tutto il mondo, per questo evento che nella sua lunghezza è unico, specialmente in questo periodo durante l'estate. Allora si augura anche di poter continuare così, soltanto con l'appoggio della gente, del comune, della regione, della città, che è fondamentale. Allora, la musica, certo, ma anche un po' di appoggio. Festival seleziona artisti di grande peso, come diceva lei, professionale, ma non chiude le porte ai giovani artisti, ai giovani talenti, che trovano qui una vetrina particolare. Absolutely, even as we continue... Certo, l'idea è anche di promuovere nuovi artisti, di aprire le porte anche per i nuovi artisti. Questo si farà anche nei prossimi anni, nuovi compositori, nuovi musicisti, dipende da quello che si farà come progetto, però fa parte dell'idea principale anche aiutare i talenti locali a svilupparsi, a dargli una possibilità di affermarsi su un palco più internazionale. Lei era stato qui già l'anno scorso, quest'anno Palermo è capitale italiana della cultura. Lei percepisce un'atmosfera diversa, non solo in quantità appunto di eventi proposti, ma come presenza artistica nell'isola. I can't speak for everyone. Sì, qualche cosa certo che ha notato, perché quest'anno ho anche avuto la possibilità di stare più tempo a Palermo, questi 2 mesi ho avuto tempo di osservare abbastanza gente più interessata agli eventi culturali, musicali in genere, anche i concerti che abbiamo organizzato qui sono stati sempre molto ben ricevuti e quasi pieni sempre. Allora, certo, una presenza più consistente, diciamo, è stata notata, e si augura certo che negli prossimi anni, dato che Palermo è stata scelta come capitale culturale, ci sarà anche molto di più, un progresso molto più considerevole.